Anche quest'anno la scuola primaria e secondaria di primo grado di Bivongi ha aderito all'iniziativa del MIUR e del MIBACS, Libriamoci 2019, giornate di lettura a voce alta nelle scuole. Ha scelto come tematica Noi salveremo il pianeta. Per l'occasione ha invitato gli autori, la dottoressa Filomena Drago e l'avvocato Giuseppe Gervasi. Tanti ragazzi che hanno letto, drammatizzato e suggerito attraverso personali riflessioni quali dovrebbero essere gli atteggiamenti da assumere per avere oggi un ambiente pulito e consegnarlo pulito e migliore alle generazioni future. È stata un'iniziativa lodevole ed è finita con l'emozionare tutti i presenti. Beh, ripeto un attimino quello che ha detto le ragazze. Oggi sono veramente felice di essere stato qui a Bivongi per Libriamoci 2019. Si è realizzato un sogno perché vedere dei bambini leggere ad alta voce è la cosa più bella, e soprattutto leggere il tuo libro è un sogno che si realizza. Ho detto che è fondamentale leggere nella vita perché attraverso la lettura si vivono decine e decine di storie, e soprattutto attraverso la lettura si riesce a difendersi, si riesce a difendersi da ogni male che purtroppo la società spesso ti pone innanzi. È stata un'occasione bella anche perché alla fine c'è stato anche l'intervento della dottoressa Drago che vive a contatto con i bambini e da queste persone c'è solo da imparare. E volevo ringraziare gli insegnanti di Bivongi, che ancora una volta si è dimostrato un paese veramente aperto con una mentalità nuova, insegnanti perché ho notato che gli alunni hanno letto benissimo e soprattutto avevano tutti in mano dei libri sottolineati e leggevano perfettamente e spesso anche a memoria. Questo è un passo importante. E poi il messaggio di regalare alle future generazioni un ambiente pulito, solo i bambini che saranno i futuri cittadini del mondo possano regalare il sogno di vivere in un mondo bello, dove la bellezza naturalmente è l'unica ancora di salvataggio. Chi mi conosce sa che io non facilmente resto senza parole e non facilmente mi commuovo. Oggi invece è stata una giornata molto particolare per me. Sono poche le parole che posso dire perché le hanno dette tutti i bambini. Io ho ascoltato le mie parole dette dai bambini ed è stato un impatto bellissimo. Soprattutto l'ultimo mi ha colto molto di sorpresa. Quando l'ultima bimba ha letto la filastrocca Sogniamo, sogniamo un sole, l'ha letto con tanta intensità che mi ha lasciato, mi sono scappate veramente le lacrime, perché io penso che è questo che noi dobbiamo fare, sognare, sognare un sole grande, immenso, che illumini questo giardino dell'Eden che è il nostro mondo. E poi una cosa però devo dirla, benché io sia senza parole. Io devo fare un plauso sì ai bambini che sono stati davvero bravissimi, ma soprattutto alle insegnanti. Dietro tutto quello che noi abbiamo visto oggi c'è stato un lavoro grandissimo, impegno, dedizione, buona cultura da parte degli insegnanti. Magari tutti i bambini avessero questi tipi di insegnanti. Il mio sogno è continuiamo a parlare di ambiente. E continuare a parlare di ambiente significa una cosa soltanto: insegniamo ai bambini ad amare la natura. Perché se noi amiamo, non possiamo inquinare. Se noi la usiamo come un oggetto, sì, possiamo inquinare, possiamo distruggerla. E allora insegniamo l'amore per se stessi, l'amore per gli altri e l'amore per quello che ci circonda, che è la nostra madre terra. Da cui tutto proviene e a cui tutto ritorna. Allora, noi della scuola di Bivongi, sia la scuola primaria che la scuola secondaria di primo grado, abbiamo scelto il filone tematico Noi salveremo il pianeta, perché ci è sembrata un'urgenza quella di instillare nelle giovani generazioni un amore verso la propria casa, che è il pianeta Terra, appunto. E quindi abbiamo fatto delle letture in classe e abbiamo oggi invitato gli autori Giuseppe Gervasi e Filomena Drago, proprio perché in loro abbiamo trovato un amore intanto verso le radici proprio profonde della nostra terra e poi un amore che si eleva anche al rispetto.
della natura come madre, e quindi abbiamo letto alcuni brani significativi dei loro testi, Desiderio e La collina incantata, e gli alunni sono stati protagonisti di questo, anche partecipando con l'amore verso la madre terra e gli elementi che la compongono. Sì, è una bellissima iniziativa questa, che ci dice come è possibile essere anche creativi nei nostri ambienti più piccoli. Credo che la sensibilizzazione di leggere un libro aiuti molto anche i nostri ragazzi a vincere quella tentazione di guardare solo o di usare solo gli strumenti mediatici, che oggi non credo che siano l'unica fonte di sapere, anzi qualche volta producono effetti contrari. Per cui questa iniziativa io la vedo nella logica di quel patto educativo che stiamo piano piano cercando di costruire insieme alle istituzioni, quindi anche alla scuola, alle amministrazioni locali e alle associazioni, per creare proprio un patto, ritornando a ciò che è essenziale. E ciò che è essenziale è educare, sapendo che ogni buona educazione crea sempre qualcosa, l'educativo vero e creativo, appunto. Oggi si svolge la sesta edizione di Libriamoci, promossa dal Ministero dei Beni Culturali e dal Ministero dell'Istruzione. L'Istituto Comprensivo Stilo Pazzano Bivongi ormai promuove questa iniziativa da 6 anni. E devo dire che sono veramente orgoglioso del lavoro che stanno facendo, sia come corpo docente, ma ringraziamo anche tutti coloro che collaborano anche esternamente, con la presenza dei cittadini che sono interessati, oltre che di autori come Giuseppe Gervasi e la dottoressa Drago. Presente anche il nostro parroco di Bivongi, ciò significa che quando c'è una sinergia importante tra gli attori principali, molto sensibili a ciò che rappresenta il futuro dei nostri ragazzi, bisogna andare avanti convinti e credere nella possibilità di migliorare quotidianamente la qualità di vita e le opportunità per vedere i nostri ragazzi, soprattutto in questi piccoli paesi che affrontano difficoltà giorno dopo giorno, un futuro migliore. Libriamoci è stata una grande emozione per me, perché ho visto questi scrittori che non avrei mai visto, che si chiamano una Filomena Drago e il secondo Giuseppe Gervasi, e per me è stata una grande emozione, e poi per gli scrittori è stata pure per loro una grande emozione.